Ciao a tutti, sono Claudio Francesconi e sto girando questo video per spiegarvi come installare un nuovo tema su WordPress e segnalarvi due siti dove poterli scaricare in maniera gratuita. Andiamo con ordine. Allora, i due siti per poter scaricare dei temi in maniera gratuita e vedere in live la demo se vi piace o meno sono uno temes.com e l'altro è www.fabtemes.com dove potete vedere in live la demo prima di scaricarlo e poi ovviamente potete fare il download gratuito. Io per questo esempio ne ho scaricato uno che è questo qua architettura.zip che lo scarico semplicemente cliccando sul download e viene processato il download. Perfetto, adesso questo qui lo annullo, era solo per farvi un esempio. E l'ho inserito nella mia cartella locale che è questa qua, architettura.zip. Benissimo. E andiamo adesso, entriamo sul back office del vostro sito WordPress. E per installare questo nuovo tema è necessario entrare nella sessione Appearance, temi, cliccare su temi e potete vedere tutti i temi installati. Questi sono quelli di default. E in questo caso cliccare in questo tab installa tema e si aprirà una nuova schermata dove poter fare l'upload del tema installato, scegliere il file, cliccare su scegliere il file, selezionare direttamente lo zip architettura, in questo caso apri e cliccare su installa ora, install now. E vediamo che dopo qualche secondo adesso sta installando il nuovo tema per poter comunque subito in maniera molto facile e intuitiva visualizzare sul blog. Qualche secondo di attesa per l'installazione. Perfetto, il file sta installato correttamente. Per verificarlo, possiamo direttamente andare a visitare il sito e vedere che, perdonatemi, è opportuno ovviamente anche attivarlo il tema, perché una volta installato è opportuno attivarlo, quindi cliccare sul tasto attiva il tema. Perfetto, il tema è stato installato. Possiamo vedere che ti dà la possibilità di agire direttamente sul tema inserendo delle fotografie, slider diverse da quelle del tema, quindi basta cliccare, aggiungere o fare l'upload sul proprio sito. Si possono inserire i link ovviamente ai social button. Inserire tutte, diciamo, le keywords con le descrizioni del SEO, andare sul menu, eccetera. Quindi potete vedere, ogni tema ovviamente avrà il suo menu, potete vedere anche il contact form, come modificarlo, il vostro numero, eccetera, eccetera. Questo una volta attivato possiamo vedere direttamente sul sito, possiamo vedere sul sito che il tema, eccolo, è correttamente installato e direttamente funzionante online. Aspettiamo qualche secondo perché si possa aprire bene e vediamo che il tema è stato correttamente installato. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di esservi stato di aiuto. Un saluto da Claudio.